sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Rimaniamo per qualche istante in preghiera silenziosa ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il Verbo in principio era presso Dio e il Verbo era Dio. Cari fratelli, chiediamo a Dio che fuoco che venga in noi. E vedete, in questo giorno anche in cui fa certo freddo, chiediamo veramente che il Signore innanzitutto riscaldi i nostri cuori e li illumini. Il fuoco in questo mondo illumina e riscalda. Gesù nel Vangelo dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Dio, la Trinità, è fuoco, super fuoco ardentissimo di carità. Ringraziamo Dio, cari fratelli, anzitutto per tutto quello che ci ha dato finora. La vita è un dono di Dio, cari fratelli. Quanti beni Dio ci ha dato finora, e Dio ci vuole donare in pienezza se stesso, qui in questo mondo e poi in cielo. E in questa messa proprio Dio, che è fuoco, vuole entrare nei nostri cuori, vuole entrare nei cuori di tutti gli uomini, perché appunto il fuoco divino entri in noi e attraverso di noi si possa manifestare nel mondo, e questo fuoco possa appunto possa diffondersi, possa entrare in tutti i cuori. E la Trinità vuole diffondere questo fuoco anche sui nostri fratelli defunti che sono nella purificazione, perché presto con questo fuoco, incendiati, infiammati da questo fuoco, purificati da questo fuoco, possano entrare nella gioia e nella pace del cielo. Cari fratelli, al centro di questa messa c'è proprio la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, anzi, super Padre, super Figlio, super Spirito Santo, cari fratelli,
Dio infinito, Dio onnipotente. E vedete che la solennità del Santo Natale ci dice una cosa molto importante in maniera particolare: la parola di Dio si compie. Gesù, vedete, era stato profetizzato nell'Antico Testamento, i profeti avevano parlato di lui, e poi è arrivato il tempo in cui queste profezie si sono realizzate. La parola di Dio si compie, cari fratelli, ma si compie per la nostra salvezza o per la nostra dannazione? Salvezza se viviamo secondo questa parola, dannazione se non viviamo secondo questa parola, cari fratelli. E la Trinità ci chiama a vivere la parola di Dio, la Trinità ci chiama a vivere la stessa vita divina, la vita trinitaria, cari fratelli. Nel credo noi fra poco diremo: credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Vedete, cari fratelli, Dio si è fatto uomo. Dio, rimanendo Dio, ha preso la nostra natura umana. Sant'Atanasio dice: Dio si è fatto uomo per fare dell'uomo un Dio. Il Natale non è tanto una discesa di Dio sulla terra, quanto, perché Dio è dovunque, Dio è dovunque, non è che Dio doveva scendere sulla terra, perché Dio è dovunque, cari fratelli, ma è una elevazione dell'uomo alla vita divina, cari fratelli, è un'attrazione dell'uomo alla vita di Dio. Dio assume, Dio prende questa natura umana, cari fratelli, per manifestarsi attraverso di essa e per salvarci attraverso questa natura, cari fratelli. Il Natale quindi è mistero in particolare di deificazione dell'uomo. Deificazione dell'uomo perché noi possiamo vivere della vita divina, perché noi possiamo contemplare le cose invisibili di Dio, cari fratelli, le cose invisibili del cielo. Nel prefazio di oggi si dice: nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili, cari fratelli. Le cose invisibili di Dio, le cose invisibili del cielo, cari fratelli. Il Signore attraverso l'incarnazione ci vuole appunto elevare alla contemplazione, alla meditazione delle cose del cielo. Ricordate quello che dice San Paolo: cercate le cose del cielo, pensate alle cose del cielo, pensate anzitutto a Dio, ma pensate anche al Santo Paradiso, cari fratelli. Dio si è fatto uomo proprio perché noi potessimo giungere un giorno alla gioia e alla pace del cielo, cari fratelli. Vi invito oggi proprio a collegare questo mistero del Natale con il mistero del Santo Paradiso, cari fratelli. E noi dobbiamo avere i nostri cuori sempre fissi alle cose del cielo, sempre fissi al Santo Paradiso, alla felicità del cielo, cari fratelli, come dice il Catechismo Romano. E questo paradiso che cos'è? Che cosa sarà il cielo, cari fratelli? Sarà liberazione da tutti i mali e acquisto di tutti i beni. In paradiso noi arrivandoci realizzeremo la più perfetta unione dell'uomo con Dio, saremo sommamente deificati. In paradiso noi vedremo perfettamente Dio. Quelle cose che oggi noi crediamo, in paradiso le vedremo direttamente, vedremo Dio faccia a faccia. In paradiso il nostro desiderio sarà perfettamente soddisfatto. In paradiso, cari fratelli, noi saremo in una gioia eterna,
tutto quello che può procurare felicità in paradiso è presente ed in sommo grado. I godimenti in paradiso saranno sommi, massimi. Perché, cari fratelli? Perché si tratta del bene supremo. Noi, cari fratelli, appunto, quando abbiamo proviamo piacere, quando godiamo di qualche cosa, godiamo perché, cari fratelli, fruiamo di un bene, ma in cielo noi avremo la possibilità, fruiremo di un bene infinito. Quindi i gaudi del cielo, cari fratelli, sono quasi infiniti, cari fratelli, e sono immensamente più grandi dei piaceri, dei gaudi di questo mondo, cari fratelli, ricordiamocelo bene questo. Addirittura, vedete, il Catechismo della Chiesa Cattolica aggiunge: questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo in cielo supera ogni possibilità di comprensione e descrizione. Vedete, io vi ho detto delle cose già molto grandi, ma il cielo è ancora più grande, ancora più bello, ancora più meraviglioso, cari fratelli. Perciò San Paolo dice: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. E vedete che ieri vi ho parlato proprio della conversione di un uomo che vide la Madonna, e appunto dopo che aveva visto la Madonna, quest'uomo desiderava andare in paradiso, cari fratelli. Addirittura questo era un condannato a morte che si era convertito in prigione, e quando appunto vide la Madonna e conobbe la Madonna in prigione, lui stava per essere ucciso. E pensate che lui, quando ebbe la notizia che la sua condanna a morte era stata spostata di qualche giorno, bene, si rammaricò, perché voleva andare presto in cielo. Vedete, cari fratelli, come è meraviglioso il paradiso, come è immensamente più bello il paradiso di questa vita, cari fratelli. Ebbene, San Paolo ci dice: cercate le cose del cielo, pensate alle cose del cielo, non a quelle della terra. Signore, cari fratelli, ci vuole elevare a queste cose, ma anche noi ci dobbiamo impegnare, dobbiamo pregare, pregare intensamente. La Madonna a Fatima ha detto più volte: pregate, recitate ogni giorno il Santo Rosario, nelle vostre famiglie recitate ogni giorno il Santo Rosario, cari fratelli. La devozione vera alla Madonna è uno strumento importantissimo per andare un giorno in paradiso, cari fratelli. E poi vi voglio raccomandare anche di portare su di voi al collo la medaglia miracolosa che la Madonna ci ha dato, proprio per aiutarci a pregare, proprio perché appunto la Madonna stessa possa vivere in pienezza nella nostra vita e la Trinità possa compiere meraviglie attraverso Maria in noi, cari fratelli. Vi invito a pregare intensamente, la Trinità ci chiama a pregare intensamente per giungere alla gioia eterna del cielo, ma poi vi invito a confessarvi bene. La Trinità, cari fratelli, vuole entrare in noi, ma il peccato impedisce alla Trinità di prendere pieno possesso della nostra vita, cari fratelli. Confessatevi bene, perché la Trinità possa vivere pienamente in voi, e poi ricevete degnamente l'Eucarestia in grazia di Dio. Vedete che è veramente buon Natale quando Dio viene in noi, perché il Natale proprio in fondo è il mistero della venuta di Dio in mezzo a noi, della manifestazione di Dio in mezzo a noi. E proprio quando riceviamo l'Eucarestia degnamente, allora in maniera particolare Dio Cristo viene nella nostra vita, cari fratelli. E attraverso l'Eucarestia noi riceviamo Cristo glorioso, quindi ci uniamo al cielo. La Trinità viene in noi della maniera più forte, cari fratelli. Nell'Eucarestia Cristo glorioso ci unisce al cielo. Pensate ai santi come vivevano il Natale, come vivevano l'Eucarestia, proprio perché loro erano straordinariamente uniti al cielo.
a Dio, a Cristo, e Cristo e Dio tante volte a questi santi, mentre erano in questo mondo, faceva a gustare loro degli assaggi di paradiso in questo mondo, cari fratelli. Che meraviglia! Quante meraviglie vuole fare Dio in ciascuno di noi, cari fratelli! Quante meraviglie di santità, di felicità, di gioia, di vita divina in ciascuno di noi! Ringraziamo il Signore in questo giorno e disponiamoci nella maniera più perfetta perché questa vita divina proprio si riversi in noi e un giorno possiamo trovarci in cielo a godere della gioia eterna dei santi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora, proprio guidati dalla Trinità, rinnoviamo la nostra professione di fede trinitaria. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce,